17° gol, se sei scaramantico? No, spero di continuare. Sono ad un gol dalla storia, per entrare nella storia del Palermo, e quindi spero di continuare così. Però al di là del gol abbiamo fatto una grande gara, oggi ho visto veramente una grande squadra. Però il gol è arrivato in un momento in cui il Milan si sta facendo sotto, un gol non banale, come quest'anno è capitato spesso, un gol bellissimo, ci provi spesso, insomma hai chiuso la partita, quindi il gol è stato molto più importante del suo. Sì, è stato molto importante, non nascondo il fatto che sul 2-1 ho avuto un po' di paura, perché loro stavano giocando bene e comunque una squadra come Milan bastano 5 minuti per fare 2-2, quindi ho avuto un po' di paura, quindi è arrivato un bel gol importante e sono veramente contento. Lippi ha parlato di Tormentone e Balotelli Cassano, aggiungiamo quello di Miccoli, così ogni settimana ne parliamo, perché con questi gol qui non penso, no, al di là del fatto che se ne parla poco di me, però no, sinceramente non mi interessa, so bene così. Non penso assolutamente alla nazionale, perché dentro di me penso che non ci vado, quindi bene così, vuol dire che sarò a Gallipoli con la mia famiglia a casa, che vale molto più della nazionale. E adesso sei pronto per fare il telecronista per Sky? Sì, stanotte, domani notte vado a Sky a fare la telecronaca con Luca Franchini e Michele Posa del wrestling. Sono molto contento. Grazie a Fabrizio Miccoli, buona partita Sky, a voi Riccardo. Grazie e complimenti a Fabrizio Miccoli.